voti. E così è stato anche per Mitterrand, è stato così anche per Giscard d'Estaing, che pure ha fatto solamente una, ed è stato così all'inizio anche perfino per Hollande. Venendo meno i corpi intermedi, cioè tutto quello che è il modo in cui la società si auto-organizza, è chiaro che il rapporto diventa diretto, e se il personaggio è all'altezza, diciamo, ma è una scommessa, la democrazia viene mantenuta, altrimenti la democrazia si impoverisce e non ha più elementi di mediazione. I gilet gialli in Francia non hanno alcuna relazione, mediazione rispetto ai sindacati o l'associazione degli imprenditori, esatto, infatti sono assenti, e questo è di nocumento per la democrazia, e in questo momento anche per Macron, che quindi quando convoca i sindacati, come ha fatto la settimana scorsa, ha convocato persone che non parlano con i cittadini che si sono ribellati. Ha torto o ha ragione, io non ho molta simpatia, devo dire onestamente, credo che il movimento dei gilet gialli sia una cosa molto, cioè che in Francia dall'altro si è ripetuta varie volte, anche negli anni 50, la rivolta, che loro chiamano una jacquerie. Esatto, questo è un mio giudizio, potrei sbagliarmi, però intendo dire che il fatto che non esistano i corpi intermedi non permette nemmeno al presidente di riprendere in mano la situazione. Adesso lui ha tentato questo colpo di tipo personale, cercando di far leva su delle cose oggettive, che di difficoltà che non aveva mai preso in considerazione, insomma. Ecco, però questo qui è un problema, ed è un dibattito anche nel nostro paese, perché l'idea è quella che, soprattutto questo ce l'ha più 5 Stelle, ma Salvini la pratica appunto attraverso i social, come sappiamo, è quello di un rapporto diretto, diciamo, con i cittadini, saltando tutto quanto il resto, cioè quindi, come dire, facendo venire meno anche quel senso di responsabilità che anche i sindacati, una volta vicini alle forze del governo o comunque a forze che erano in condizioni di condizionare il governo, mettevano nei loro movimenti, introducendo degli elementi di razionalità nelle scelte, no? Tutti noi sappiamo la concertazione, per esempio, nel nostro paese, il ruolo che ha avuto, diciamo, con le sue difficoltà, no? Qualunque sindacalista sa che deve portare a casa un risultato, ma nello stesso tempo deve essere in condizioni di spiegarlo a quelli a cui chiede di approvare la propria scelta, no? Questo qui significa che il potere è ripartito nella società, che quindi non c'è un potere assoluto solo da parte del governo, e nemmeno semplicemente dal popolo che si organizza o magari protesta in maniera selvaggia, ma che c'è una capacità, una responsabilità diffusa. Questo sta saltando anche nel nostro paese. Sai che questa, per esempio, adesso anticipiamo una cosa e poi diremo in seguito di trasmissione, parlando di Gramsci, questa era una delle cose che diceva Gramsci: quando mancano i corpi intermedi, quando mancano i partiti di massa, i sindacati, la rappresentanza, che cosa fanno i partiti di massa? Dice, trattengono, quindi quando c'è la bufera, se hai radici profonde, gli alberi non cadono, capito? Questo è il punto. Ed è una riflessione profonda che fa Gramsci, che parla dell'accelerazione che in certi momenti subisce la storia, no? di un paese. Sì, Luciano, questo per anni si è fatta una parodia del confronto tra i democristiani e i comunisti, per dirla in generale, no? Ma se vogliamo, tra i socialisti, i comunisti, insomma, il fronte che aveva perso nel 48 e quello che aveva vinto. La verità è che non a caso nel nostro paese c'è una tradizione che purtroppo è venuta meno, e questo è uno dei problemi che abbiamo, per cui le grandi forze escluse dalla Unità d'Italia, cioè il mondo cattolico, i socialisti in tutte le loro forme, avevano comunque costruito nella società delle condizioni, diciamo, di responsabilità e quindi di diritti e di doveri, che hanno tenuto insieme il tessuto della società. Questa era anche una delle forze del nostro paese rispetto, diciamo, ad altri paesi, ma questo è avvenuto anche comunque in altri paesi, insomma. Il nodo, diciamo, della politica moderna e di questi anni che stiamo vivendo è l'idea che attraverso la comunicazione questi corpi intermedi possano essere sostituiti, perché insomma, per intenderci, basta
vedere quanti like su Facebook e quanti dicono di sì su Twitter, per dare un'idea di democrazia, come dire, più diretta appunto rispetto ai corpi intermedi, che sono faticosi, perché un'assemblea sindacale è faticosa, bisogna convincere le persone, bisogna parlarci, bisogna convocarli. A mio avviso è un'illusione, nel senso che questo determina un impoverimento della società, e non a caso questa cosa era stata capita dai grandi gruppi che erano stati esclusi dall'Unità d'Italia, cioè i cattolici e tutto il movimento socialista, che l'unico modo per governare un paese, diciamo, vale anche per gli altri, ma per un paese come il nostro, che è abbastanza, diciamo, tendenzialmente non civico, diciamo, come che ne so, gli scandinavi o le grandi democrazie che hanno 300 anni di storia, che potesse essere governato se si riusciva a costruire anche nella società dei corpi intermedi. Se non ci sono questi, è chiaro che l'intermediazione non c'è. C'è un contatto diretto, ma c'è anche la mancanza di contatto. Macron è un esempio di quello che può succedere a Salvini, ma anche a Trump. Esatto, esatto. E però non c'è semplicemente un cambio dal governo all'opposizione, c'è il rischio nel frattempo che si impoverisce il dibattito democratico, e quindi uno cada da una posizione di populismo di un tipo a una posizione di populismo di un altro. Beh. Questa è la grande battaglia che tra l'altro dovrebbe essere messa in campo dai partiti, e se vuole anche dal Partito Democratico, diciamo, in questo paese. Sì, ne parleremo. Va bene, allora grazie. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, a questo punto anche auguri di buon anno. Esatto, esatto. Anche a te, ciao. Ciao. Ancora un po' di musica e con un altro cantautore, si tratta del texano Mika Hinson, e sentiremo un brano tratto dal suo album, forse il più bello, uscito più di 10 anni fa, dal titolo Mika Hinson and the Gospel of Progress. Il brano che ascolteremo è Passions.
Allora, parliamo dell'ultimo rapporto Censis e c'è da riflettere se una delle parole che più di altre appunto ricorre nel 52esimo rapporto Censis è cattiveria. L'Italia, dopo aver visto sfiorire prematuramente la ripresa economica, si è riscoperta incattivita. E non solo, un paese sempre più impoverito, vecchio e sfiduciato. A rendere cattivi gli italiani è l'economia che non decolla, il patto sociale che si è rotto, i consumi delle famiglie che non ripartono, la produzione industriale che ha cominciato a flettere e i salari che non crescono. Forse basterebbe un solo dato a riassumere la crisi di un'Italia dove l'economia non soltanto non decolla, ma è stagnante da veramente troppo tempo. In 17 anni il salario medio degli italiani è aumentato di 400 euro l'anno, che poi se si va a calcolare sarebbero sui 32 euro se appunto calcolati su 13 mensilità. In Francia, nello stesso lasso di tempo, si sono trovati oltre 6.000 euro in più l'anno e in Germania quasi 5.000. Un'altra espressione che ricorre nel rapporto Censis è sovranismo psichico, usato per raccontare la nostra subordinazione mentale alla ricerca di un sovrano autoritario a cui chiedere stabilità. È un sentimento che si basa su un ascensore sociale che si è appunto rotto o forse non ha mai funzionato. Meno di un italiano su quattro pensa di avere una situazione socio-economica migliore di quella dei propri genitori. E inoltre il 96% delle persone con un basso titolo di studio e l'89% di quelle a basso reddito sono convinte che resteranno nella loro condizione attuale, ritenendo irrealistico poter diventare benestanti nel corso della propria vita. È facile capire come tutto questo generi un pessimismo che si è strutturato negli anni. E il Censis ci dice che oggi più di un italiano su tre è pessimista perché scruta l'orizzonte con delusione e anche un senso di paura, e soltanto il 33,1% ha un po' di ottimismo. Il pessimismo tocca anche la politica. Per il 49,5% degli italiani i politici sono semplicemente tutti uguali, e questo purtroppo lo pensa anche il 73% dei giovani under 35, e del resto lo si vede nelle urne. In 50 anni, dal 1968 ad oggi, gli astensionisti si sono triplicati e oggi sono un popolo di ben 13 milioni e 7 alla Camera e 12 milioni e 6 al Senato. Nel mirino dei cattivi sovranisti italiani finiscono soprattutto gli stranieri. E il 69,7% degli italiani non vorrebbe, per esempio, i rom come vicini di casa. Il 52% è convinto che si fa di più per gli immigrati che per gli italiani. E la quota raggiunge il 57% tra le persone più povere. Da qui la conclusione del Censis. Sono i dati di un cattivismo diffuso che erige muri invisibili ma spessi. I più bersagliati inoltre risultano gli extracomunitari. Il 63% degli italiani vede in modo negativo l'immigrazione dei paesi non comunitari, e il 45% non tollera anche quelli comunitari. I più ostili sono certamente gli italiani più fragili. Il 71% di chi ha più di 55 anni e il 78% dei disoccupati, mentre il dato scende al 23% tra gli imprenditori. Ma perché tanta ostilità? Gli stranieri tolgono il lavoro agli italiani, e questa è la risposta del 58%. E il 63% sono un peso per il welfare, mentre il 37% crede che il loro impatto sull'economia sia favorevole, solo il 37%. Speriamo che questi dati non rimangano soltanto dei numeri piatti, ma servano anche come stimolo, no? alla politica per intervenire, per far sì che si possa invertire il senso di marcia. Bene.